Anche perché il blu ho visto cos'è, cioè ho visto. Farò finta di niente. Questa è la blu. E questa è la... Oddio, e questa è la rossa. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know. Beh, c'era il tizio che qualche giorno fa faceva la pubblicità su Facebook o anche su YouTube che diceva pillola rossa, pillola blu. Però oggi con Andrea parleremo di queste due scarpe. In realtà il video è stato registrato qualche giorno fa, gli ho fatto aprire queste due scarpe, gli ho fatto come al solito raccontare cosa ne pensa e soprattutto quanto pesano e ovviamente quali sono le sue prime impressioni, sapendo benissimo che non possiamo immaginare una volta aperte di fare un test, anche perché comunque Andrea nei giorni prossimi correrà diverse gare e di conseguenza non l'ho fatto correre a fondo. Comunque nei prossimi giorni vi racconterò un po' di queste due scarpe. Tra l'altro, se siete interessati a testare queste scarpe, vi lascio un codice sconto qua sotto in anteprima. Dovrebbe essere il prezzo tra virgolette più basso, almeno per la prossima settimana, ovviamente senza nessun impegno, o altrimenti potreste aspettare anche la recensione completa o dettagliata, cosa che faremo nei prossimi giorni. Ma prima di passare la parola ad Andrea, sempre da casa mia, volevo dirvi che c'è anche una terza scarpa che invece non gli ho fatto aprire, di ASICS. Sapete che l'ultima novità è quella relativa alle Meta Speed, le Sky, le Edge, che sono state lanciate qualche giorno fa. Concetto molto interessante, perché queste due scarpe sono rivolte da un lato al podista Stride e dall'altro al podista Cadence, cioè colui il quale in realtà corre di cadenza e ha una frequenza di passo superiore rispetto agli altri, e con queste due tipologie di scarpe questo podista in teoria riuscirebbe a correre al meglio. Sappiate che nei prossimi giorni le testeremo, speriamo, qui sul canale. Finora soltanto il mio amico Gianmarco è riuscito ad averle a disposizione, magari nei prossimi giorni ce l'avremo anche noi. Potete andare a vedere sul suo blog The Running Pit quali sono le sue impressioni e soprattutto a chi sono adatte. Qua dentro c'è un'altra scarpa molto interessante, ve la farò vedere nei prossimi giorni. Come già detto, qualche giorno fa il prodepodista ha fatto l'unboxing. Io gli lascio la parola, nel frattempo vado a bermi un coffee. Stay strong, ci vediamo alla prossima. Speriamo che l'Italia torni arancione o addirittura gialla nei prossimi giorni, in modo tale che tutte le gare podistiche del mondo si possano riprendere a correre. Stay strong, keep running, ciao! Andrea, direi di procedere con il primo unboxing. So che stai guardando un'altra scarpa, ma non, per il momento non ti serve. Dimmi se il nuovo coltello ti sembra... Questo qua eccellente. È il coltello per Halloween. Vediamo. Più che altro potrei tagliarmi una mano, qualcosa. Non rifatelo a casa, eh. Walking out on us. Oh Max, ne devi comprare un altro di coltello alla Marta. Tra l'altro ci hanno chiesto quando testeremo le nuove ASICS con fibra di carbonio. Non so se hai visto, sono appena uscite. Infatti te l'hanno chiesto praticamente ieri, perché sono uscite, le hanno lanciate ieri. Ma ne usciranno due paio? Tre in realtà, tre paio. Ma della linea Speed? Sì. Quell'altra si chiama Magic, però vabbè, non... Ma è un concetto interessante, perché comunque è funzionale alla tipologia di corsa, la scarpa è funzionale alla tipologia di corsa, quindi... sarebbe interessante con le conoscenze che abbiamo fare dei test piuttosto che... Ah, ecco perché non ce l'ho fatta, c'era dentro le graffette in ferro, mi sembrava un po'...
No, sai che cosa che stavo pensando mentre facevo colazione questo, quindi non ero in bagno a pensare. Nike ha fatto scuola, comunque, cioè la come si dice, la mescola alla fine sta facendo da padrone su tutto, quindi no. Minchia, ma ci sono dentro le graffette della Madonna. Farò così, guarda. È un braccio. Ma intanto... No, ma, cioè, ma non è che sono così scarso io, guarda. Vabbè, bisogna avere un po' di protezione. E tra l'altro il nostro coniglio... Gli hai detto al coniglio di stare attento che c'è in mano il coltellaccio? Ma dai, non è... Il coniglio sta bene in questo momento. È contento. Contenta. Cioè, guarda cosa c'era dentro. Questa era graffetta. C'è una pillola blu e una rossa. Tu quale vuoi, quella blu o quella rossa? Sei più amante del blu, secondo me. Sei più amante del blu. Anche perché il blu, ho visto cos'è? Cioè, ho visto. Farò finta di niente. Questa è la blu. E questa è la... Oddio. E questa è la rossa. Coniglio, deve stare attento al coltello. Cosa devo fare? Devi sempre, Andrea, capire. Devi sempre stabilire quanto pesa e poi cercare di indovinare che scarpa è. Sai di che marca è, quindi abbastanza, direi abbastanza... Ho visto che era rossa, ma al contrario delle altre scatole, New Balance non fa il... non ci mette il logaccio sopra e tutto. È abbastanza anonima. Questa tra l'altro l'avevamo già testata e poi l'anno scorso. Allora, presa in mano avrei detto una 880, ma sentendo il tallone ti direi la 1080. E non te l'avevo detto, questo. No, non me l'avevi detta, però è inconfondibile questo tallone. Posso guardarla o puoi indovinato? Guardarla, puoi guardarla. Ma quanto pesa? Se la sta mangiando davvero, vai via! Ma che poi quella lì è tua! No, che poi sta male più che altro. Niente, non ce la facciamo. Allora, sembra di meno della V10. Sembra di meno della V10, bello il colore, strano che te la sei presa di questo colore. Non ho scelto io, Tivi. Ah, forse ti perché c'era solo questo. Sembra 2,80 direi, 2,80, 2,70. Come al solito metteremo il dato, poi vediamo. Allora, di primo acchito ti dico, io le ho già provate anche, e le ho provate da DBK, che è il ragazzo che corre con me sempre. Lui le ha prese, ti dico, prese in mano così, cioè comunque c'hanno tantissima gomma e sono comunque un pochino più pesanti delle Invincible, ma meno pesanti delle Ultra Boost, mi sembra. Comunque anche l'idea della scarpa mi dà di essere meno pesante. Vabbè, poi diremo... E la tomaia come la vedi? Perché è una delle cose che ci hanno... Vabbè, tu l'hai già provata. L'ho già provata, ti dico sicuramente un po' meglio della V10, quello sì. È una scarpa che non si può comprare online, o meglio, magari vi diciamo noi le misure, perché secondo me veste un attimino abbondante, quindi bisognerebbe prendere un attimino più piccola. Però vabbè, dopo la proviamo, vi diciamo bene. Anzi, potrei provarla anche subito in diretta, tanto dopo tagli. Ciao! Prenderesti mezzo numero più piccolo, quindi. Posso confermare che questo qua è il 27 di Max, io porto il 27 e mezzo e mi sta meglio. E ho visto anche tipo Andrea che ha lo stesso numero di Max, gli stava abbondante. C'è solamente un po' di problema all'esterno piede, sembra, per qualche ditino, ma niente di preoccupante, anche perché la tomaia in Flyknit così, diciamo che aiuta a non dar fastidio al piede. Va bene, prova la seconda scarpa, quella blu. Allora, questa c'ha il carbonio. Da cosa? Da questo. Non che sono una sega, ma è che proprio c'ha il carbonio.
E qua era o la Rocket X o la SPE, ma credo che... Quanto pesa quella? 230-240, non di meno secondo me. Non di meno, dopo la misuriamo. La scarpa è bella, molto bella. Questi anche colori il colore, qua di oca, infatti questo colore qua di oca secondo me è super fico. E guarda, ti dico, questa sono sì curioso di provarla perché è strana. Non è, sembra più pesante di una Carbon X. Eravamo rimasti un po' delusi dalla, qual è che era quella prima, che la Carbon Rocket normale, che era durissima, io non ero riuscito ad usarla molto. No, questa ha il suo perché. Infatti sì. Secondo me è proprio da provare e vedere. Gliel'ho detto a Max che adesso con i lavori che arrivavano veloci in pista, secondo me può essere una valida alternativa alle Vaporfly ormai decadute. No, mi sa che sei contento. Sì. Diciamo che tutte queste scarpe col carbonio qua le avrei volute provare tutte, adesso arriva anche lei e praticamente abbiamo quasi chiuso il cerchio. Anzi. Non abbiamo però fatto la famosa recensione di confronto, non abbiamo avuto il tempo. Scarpe con fibre di carbonio, ma è uscita tra l'altro anche la Next Percent 2, quindi insomma adesso diventa un po' difficile. Ma diventa un po' difficile, però mi hanno dato una buona idea l'altro giorno, mi hanno detto di, vabbè, lì le tue sapienti mani, di fare magari una, noi di dire comunque pro e contro, magari facciamo una rapida carrellata, però con una, come si dice, con un Excel, una tabellina di fianco con pro e contro e voto che diamo per ogni reattività, sì, come farlo, ogni caratteristica. Come farlo non è un problema, il problema è il tempo, Andrea. Il tempo è tiranno. Il tempo è tiranno. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Devi solo dirmi. Aspetta, se che ti dico il... se la posso tenere. Vabbè. Si vede subito, secondo me va bene anche a me. No, te secondo me è lunga, adesso provala. Allora, secondo, posso continuare a parlare? Allora, scarpa leggera. È sembra più leggera al piede che in mano e no, la misura ha stesso solito numero e mi piace perché è bella filante al piede. Sì. Ormai le scarpe basse non le fanno più, mettetevi il cuore in pace, anzi io sono contento di questo cambio e devo dire che forse per essere una scarpa racing è tra le migliori perché è un pochino più stretta cioè nel senso, per dire, l'Alpha Fly che ho provato in questi giorni mi dava problemi all'interno sul polpaccio che ci sbattevo dentro perché comunque è una scarpa abbastanza larga e importante, ma per dire anche la Invincible quando ci corri sopra ti dà un po', ti tocchi dentro, questa qua invece è snella e quindi credo che in pista vada perfetta per gli allenamenti, non per le gare, ahimè. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.